Avevo detto che avrei raccomandato ai gestori dei centri commerciali un'autodisciplina per evitare quegli assembramenti che spesso noi vediamo e che costituiscono anche, diciamo, evidente forma di vicinanza fra le persone e quindi possono, nonostante le mascherine, nonostante le misure che ognuno di noi prende, favorire contagi. Noi abbiamo in realtà poi deciso di agire con ordinanza perché occorre essere sempre più rigorosi in quanto la situazione sanitaria è preoccupante. Arriva la stretta sui centri commerciali che resteranno aperti ma a capienza limitata. Il presidente della Regione Toscana ha infatti comunicato la firma di una nuova ordinanza che entrerà in vigore già da sabato 31 ottobre. La richiesta è quella di una limitazione, che porta a non avere più di una persona ogni 10 metri quadri. La richiesta che l'ordinanza fa è quella che se si va in quello che è un esercizio prevalentemente dedito agli alimentari sia una persona per famiglia. Non dobbiamo fare dei centri commerciali o degli esercizi a dettaglio delle forme, diciamo così, di passeggiata per la famiglia, ma invece andarci per lo stretto necessario per acquistare quello che è appunto necessario per le esigenze alimentari di se stessi, della propria famiglia, ma cercare tutto di fare con rapidità, evitando il più possibile contagi. Naturalmente con tutte le prescrizioni che sono quelle della distanza a 1 metro, come raccomandazione anche 1,80 m, ma poi la necessità di essere sempre con la mascherina, di essere sempre igienizzati. Di riuscire in ogni esercizio a trovare quello che è l'entrata e quello che è la rapida uscita, in modo da evitare quel contatto fra entrata e uscita che talvolta c'è. Io mi raccomando, dobbiamo essere sempre più consapevoli che se vogliamo evitare quello che è un aumento dei contagi che sta addensandosi sulle nostre strutture ospedaliere, dobbiamo rispettare il più possibile le disposizioni per la sicurezza.